Parliamo delle ragioni che hanno portato a ricevere questo premio importante. Sì, il prodotto che abbiamo presentato si chiama Metos FVT, che sta per Field Water Tube. È un prodotto IoT, quindi diciamo che si inserisce nell'ambito delle macchine per l'internet delle cose. In sostanza è un data logger che consente di misurare all'interno di un tubo forato che viene installato nella risaia il livello dell'acqua di risaia. Questo serve come base per una tecnica colturale innovativa che è stata di recente anche testata in Italia dall'ente RISI con l'Università di Milano, che si chiama Alternate Wetting and Drying. In sostanza la risaia viene sommersa o asciugata in modo da ridurre il consumo di acqua, diminuire, che è una cosa estremamente importante, la produzione di gas serra, di metano, quindi anche con un effetto sull'ambiente, e di migliorare l'efficienza, la performance, l'efficienza nella nutrizione della coltura. In sostanza è un misuratore di livello a ultrasuoni che trasmette con una scheda SIM Narrowband IoT, che è una nuova modalità di trasmissione del dato, sulla piattaforma cloud. Quindi l'agricoltore non deve più andare in campo a misurare qual è il livello dell'acqua, certo, ma lo può fare direttamente dalla sua console e quindi decidere come gestire questa risorsa estremamente importante. Ha citato l'università e io dico, ma allora per raggiungere questo obiettivo avete dato adito alle vostre risorse interne o avete collaborato invece con gli enti? Sì, allora dal punto di vista ingegneristico sì, le risorse sono state interne della nostra rete di sviluppo in Austria. La collaborazione è stata principalmente in questo momento in India, quindi con istituzioni indiane e con la partnership anche di un'azienda agrochimica di livello mondiale. Potenziale mercato solo il nostro interno, no, o possiamo andare oltre? Ma no, certamente no. Il mercato italiano è estremamente importante, lo sapete che per il riso l'Italia e la Spagna sono le due nazioni principali, però ovviamente la visione vuole essere in tutta l'Asia, quindi dalla Malesia al Vietnam, l'India, ma anche Sud America, il Brasile, il Nord America, gli Stati Uniti, quindi in realtà è un prodotto che ha potenziale in tutto il mondo. Come lo promozioniamo? Sicuramente con le fiere, questa è la cosa più importante, credo, non solo perché siamo qui in questo momento, ma perché la visibilità che può dare una fiera è internazionale in una maniera che difficilmente si riesce ad ottenere con altre modalità, e poi la promozione in campo, quindi in collaborazione con istituzioni che possono dare un supporto divulgativo direttamente nel campo.